A questa edizione del Cersaie targata 2014 sono presenti alcuni cinesi, quelli cioè che sono in regola con le normative europee, le normative volute da Confindustria Ceramica, che hanno voluto premiare le aziende cinesi che sono in regola, che rispettano le normative, e in un qualche modo distinguerle da quelle che le regole non le rispettano. Qui al Cersaie sono presenti le aziende cinesi che rispettano queste regole. Una di queste è la Dongpeng ed è l'azienda di cui vogliamo parlarvi. Hsi Ming è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione nel 1997, quando è stato istituito il gruppo Dongpeng, carica che ricopre tuttora. Prima del 1997 egli ricopriva la carica di direttore generale dello stabilimento di Sichuan. La sua visione imprenditoriale è orientata a far diventare Dongpeng un'impresa centenaria, con l'obiettivo di sviluppare un volume d'affari superiore ai 10 miliardi. Il 9 dicembre 2013 Dongpeng è stata quotata nella piazza principale di Hong Kong Stock Exchange ed è diventata la prima azienda ceramica cinese quotata a Hong Kong. Oggi il gruppo Dongpeng vanta 5 stabilimenti di produzione diffusi in 5 città della Cina. La sua capacità di produzione nel 2013 è stata di 38 milioni di metri quadri per un volume d'affari equivalente a 560 milioni di dollari. Ci troviamo in compagnia del presidente del gruppo cinese Dongpeng. La prima domanda che vogliamo rivolgergli è com'è posizionato sul mercato locale, quello cinese, sul mercato internazionale e anche quello occidentale. Le piastrelle di ceramica sono i materiali preferiti per la decorazione di interni in Cina. Dongpeng è la più grande azienda ceramica in termini di valore al dettaglio. Secondo il rapporto F&S, Dongpeng detiene la quota più rilevante del mercato cinese di piastrelle nella fascia alta con il 9,77%. Con la storia ed esperienza di oltre 40 anni di attività, Dongpeng è oggi nel pieno della potenzialità e può giocare un ruolo di leader nel mercato ceramico. I prodotti Dongpeng sono stati usati in molti progetti esclusivi, come per esempio al Pechino Olympia Games nel 2008, al National Grand Theater di Pechino e all'edificio del Ministero del Commercio. Dongpeng è stata considerata come un marchio industriale icona e leader nell'industria ceramica cinese. Dongpeng è un marchio internazionale ampiamente riconosciuto per la sua forte capacità di innovazione e qualità superiore. I suoi prodotti sono distribuiti con successo in 66 paesi. Le più grandi destinazioni di esportazione includono l'America, il Canada e l'Australia e altri paesi che richiedono i più alti standard di qualità. Attualmente fra i prodotti in produzione ben 111 tipologie sono state riconosciute e autenticate. Quali prospettive e quali scenari sono immaginabili per il mercato internazionale della piastrella di ceramica? Il mercato ceramico mondiale sarà soggetto ad una lenta ripresa della domanda. Si prevede che nel periodo 2014-2017 il tasso di crescita annuo della richiesta di ceramica negli Stati Uniti potrebbe essere circa del 7%. Le previsioni sono ottimistiche e anche per i mercati emergenti, come ad esempio il sud-est asiatico, Medio Oriente, Australia, Africa ed Europa dell'Est. Dovuto alla crescente domanda di ceramica, il futuro delle imprese sarà indirizzato in due differenti tipi di produzione. Alcune privilegeranno i prodotti tecnologici sviluppando grandi formati fino a 6 metri di lunghezza in spessori sottili fino a 5 mm. Le seconde saranno più concentrate sugli aspetti di superficie come il rilievo, l'ottimizzazione del doppio caricamento, il colore e la qualità di superficie, verso una nuova visione del design che sappia sfruttare l'evoluzione della stampa digitale per progetti sempre più sofisticati, come per esempio effetti di ossidazione dei metalli, acciai, plastiche, per ricreare ambienti ultramoderni e atmosfere urbane. Quali sono le prospettive future del gruppo
Dongfeng. Una delle responsabilità di Dongfeng è quella di aiutare l'industria ceramica cinese a conquistare il rispetto del mondo. Dongfeng ha sviluppato un marchio leader in Cina di fama internazionale, per cui in futuro Dongfeng sarà sempre più sensibile ai principi ecologici, riducendo al minimo le emissioni di carbonio, migliorando fortemente le proprie competenze per meglio rispondere alle esigenze del mercato internazionale. In secondo luogo, Dongfeng continuerà ad avanzare nello sviluppo della sua creatività e tecnologia, allo stesso tempo prestare attenzione alla tutela della proprietà intellettuale. In terzo luogo, Dongfeng introdurrà alcuni nuovi marchi internazionali con cui promuovere più efficaci cooperazioni a livello internazionale. Dongfeng promuoverà il proprio marchio nel mercato mondiale, costruendo nuovi canali di distribuzione in tutto il mondo. Dongfeng farà inoltre pieno uso delle risorse derivanti dalla piattaforma di finanziamento internazionale derivante dalla quotazione sulla piazza di Hong Kong per meglio organizzare le sue attività internazionali. Quali sono gli elementi distintivi, quelli che fanno di Dongfeng un'azienda altamente competitiva sui mercati internazionali? In primo luogo la creatività, facendo largo uso delle competenze del suo grande team di ricerca e sviluppo. Dongfeng ha potuto esprimere una forte creatività che ha effettivamente prodotto centinaia di brevetti. Questo team è composto da 204 esperti provenienti da Italia, Spagna e specialisti cinesi. Grazie alla loro ricerca è stato possibile sviluppare annualmente oltre 100 nuovi prodotti negli ultimi 3 anni, con le collezioni più complete e avanzate. Dongfeng si pone come pioniere nel settore, riuscendo a soddisfare le diverse esigenze del mercato con prodotti di successo. In secondo luogo, branding e marketing. Dongfeng pone forte attenzione al valore brand per aggredire il segmento alto del mercato. Il network marketing di Dongfeng è diffuso in tutto il mondo, che è la competenza fondamentale di un marchio leader. L'internazionalizzazione del capitale da gestire è un ulteriore punto. Attraverso la quotazione sulla piazza di Hong Kong abbiamo costruito una piattaforma internazionale attraverso la quale possiamo fissare il ritmo della strategia di diffusione del marchio Dongfeng nel mondo. Abbiamo creato punti vendita in tutto il mondo, aprendo canali di marketing globali e internazionali per meglio competere e promuovere il nostro marchio. Qual è il ruolo dell'Italia? Qual è il ruolo soprattutto dell'innovazione tecnologica e di design? Cioè, l'Italia è un paese che ancora fa tendenza? Il mercato cinese si mantiene alto, prestando molta attenzione a quelle tecnologie che possono non solo garantire la qualità del prodotto, ma anche migliorare la sua competitività internazionale. L'Italia gode di un'ottima reputazione nel mercato mondiale della ceramica per l'innovazione tecnologica e anche per il design. Dongfeng mantiene una stretta collaborazione con imprese, esperti, progettisti e associazioni italiane per accelerare il proprio processo di internazionalizzazione. Ci sono in corso collaborazioni con aziende italiane? Sì, siamo agenti generali per la promozione del mercato cinese di Rex Ceramiche, uno dei maggiori top brand italiani. Siamo inoltre concentrati nell'integrazione di risorse internazionali per lo sviluppo del prodotto, compresa la cooperazione col design italiano, per sviluppare prodotti di tendenza per il mercato internazionale. Ad esempio, collaboriamo con il designer italiano Ennio Bacci, fra cui abbiamo sviluppato le piastrelle della serie Amazon. Abbiamo inoltre introdotto alcune fra le tecnologie e attrezzature italiane più avanzate per implementare produzione intelligente high-tech. Il presidente della Dongfeng ci illustra le nuove collezioni del gruppo. Dongfeng 能够取得今天的成绩，啊，特别是去年。
The reason why Dongfeng got success listed in Hong Kong, one of the biggest reasons is that Dongfeng insists with the innovation. Like this product is called Amazon Travelton. The holes on the surface of the product is very natural. Dongfeng is the only country, but the only company that can produce this kind of products. We have the 28 countries of patents on this one, so it's very popular in the for international markets. 不断的创新来提升自己的. Ci auguriamo che il CERSAIE sia sempre più teatro di confronto tra la cultura cinese, la cultura orientale e quella occidentale, tra la ceramica orientale e quella occidentale. 我相信, 中国, 意大利, 乃至, ci auguriamo che in futuro ci sia sempre più questa collaborazione tra queste due culture e che il CERSAIE sia proprio il fulcro dell'unione di questi due mondi.